L'anno scorso la prima laureata a Roma, qualche giorno fa 5 tutti alla D'Annunzio Chieti Pescara. Andrea Mantini, Alessandro Margiovanni, Leonardo Mariani, Andrea Palombaro e Giordano Renzetti sono gli studenti che hanno completato il percorso di laurea triennale professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, classe LP01, abilitante alla professione di geometra laureato. Un titolo accademico finalizzato a formare tecnici qualificati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali. Su questa prima sessione di laurea in Abruzzo sentiamo il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, Paolo Biscaro. Siamo sicuramente contenti di questo primo embrione di colleghi che però ci aspettiamo nei prossimi anni verrà incrementato molto proprio con la voglia che stanno dimostrando i giovani, ma non solo i giovani, di intraprendere questo percorso. Questi 5 laureandi sono al termine di un percorso triennale. Sì, è un percorso triennale composto dal primo anno che è dove si studiano le materie pratiche, teoriche, poi nel secondo anno c'è un'attività laboratoriale e nel terzo anno le attività di tirocinio. Ma quali sono gli sbocchi professionali che offre questa nuova laurea? Lo abbiamo chiesto a Domenico Sciarretta, referente della provincia di Pescara. Permette di potersi iscrivere direttamente a un collegio professionale di appartenenza a seconda della loro residenza e quindi poter esercitare direttamente la libera professione di geometra e quindi bypassando quello che è la fase del tirocinio e dell'esame finale che ha un percorso dedicato esclusivamente ai diplomati. Guardando un po' più avanti, questi sono i primi 5 di una serie. Beh, certo, ci auguriamo che questo possa essere un veicolo, diciamo, trainante per coloro che vorranno anche iscriversi a questo corso di laurea, che è un corso che dà una formazione molto più approfondita rispetto a quello che è derivante da un corso CAT, quello classico della formazione del geometra, e che permette soprattutto di inserirsi in ambiente europeo per poter anche partecipare a bandi, concorsi o attività aperte appunto nell'ambito dell'Europa stessa.